quanto è importante organizzare questo tipo di iniziative per lo sport e soprattutto per il territorio. Ma è una grande occasione per le famiglie, per permettergli concretamente magari di capire per le loro figlie, per i loro figli qual è lo sport più giusto. Ed è bello che ci sia stata una giornata di festa con un sole stupendo e ricordiamo che hanno avuto l'occasione di conoscere direttamente gli istruttori di diverse specialità, dal basket alla pallavolo, dalle arti marziali alla danza, alla scherma, a tantissime attività. E ricordiamo che su questi centri, che sono le palestre scolastiche, il comune applica delle tariffe calmierate, quindi è anche l'occasione per tante famiglie in un momento difficile dal punto di vista economico come quello che viviamo di far fare sport sano con dei professionisti ma a prezzi particolarmente giusti. Vuole essere una giornata di gioia, vuole essere una giornata di festa e vuole essere una giornata dedicata allo sport di base. È lo sport quello che viene svolto dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno delle palestre scolastiche municipali, che chiaramente danno un servizio a una comunità, che è un servizio appunto dedicato allo sport, ma chiaramente anche un servizio sociale, perché dedicano del tempo ai ragazzi, ai bambini, insegnandogli la pratica sportiva. La pratica sportiva non è soltanto disciplina e aiuta, insomma, a crescere meglio, vi dà quel qualcosa che vi permetterà di accettare meglio lo stress, di capire che l'altro oggi è più bravo ma domani possiamo essere più bravi noi. Non si dà nulla per scontato, è ovvio che abbiamo tanto da poter migliorare, forse gli impianti sono un po' come i nostri palazzi, però se parliamo di un palazzo d'epoca ci piace, se parliamo di impianto sportivo d'epoca ovviamente suona male. Bisogna stare al passo con i tempi, però bisogna anche iscriversi, avvicinarsi. Un evento del genere aiuta a ogni associazione sportiva farsi conoscere, non soltanto praticare quello che fa il vicino di casa. Affacciatevi alla finestra, se già fate una pratica sportiva come fanno anche le mie bambine, continuate a farla, ma fatela per lo meno da settembre a un giugno. Lo sport deve vivere 12 mesi, mai di meno.